giornale, chiaramente chi apre la porta? Tutti gli avvertiti, i giornalisti per favore lo scrivessero, io con l'educazione voglio stringere la mano a 105.000 euro, io voglio suonare il campanello, non mi fermerò in casa, non entro più in casa, non voglio assolutamente creare disturbo a nessuno, non sono il prete che a suo tempo in questo periodo faceva la benedizione, anzi, c'ho poco del prete. Ah, vuoi venire con me? Per venire detto questo, per pratici e grandi, detto questo, io voglio solo stringere la mano a queste persone e voglio solo dirvi che sono a disposizione per potervi spiegare evidentemente il mio programma e come mai io penso che sia realizzato. Avremo un camper che girerà, quel camper sarà a disposizione di tutti voi, a turno, lui farà i turni, perché non è soltanto il mio. Io non ce l'ho detto, io ce l'ho a prendere il punto, ma ce l'ho visto. Detto questo, e sto prendendo la patente, anzi oggi, domani dovevo andare a prendere, la patente con i morti, e invece non posso andare più. Detto questo, il mio gioco è questo, io mi diverto a fare queste cose. Quindi, voglio dire, tutto ciò che c'è in questa campagna elettorale sarà messo a disposizione per tutti. La faremo tutti insieme, non vincerà mai uno solo. Chi sarà eletto, se sarà eletto, sarà stato semplicemente più fortunato. Lottiamo tutti per tutti e ricordiamoci che vince la squadra. Sicuramente nessuno di noi vincerà. Ho finito di dirlo alla mia squadra di calcio prima di venire qui da voi. O si gioca il 25 o non si vince, ma in campo si fa il 11. O si gioca il 25 o non si vince. Qui o si gioca il 128 o non solo non si vince, non si partecipa nemmeno. Noi diamoci l'obiettivo di fare almeno una bella figura. Lottiamo contro i colossi, il centrodestra oggi è favorito, ma a noi piace giocare contro i favoriti perché possiamo fare la nostra partita e possiamo attirare a noi persone di centrodestra e di centrosinistra. Noi oggi siamo la vera novità, i veri catalizzatori. Noi oggi siamo quello che manca nel panorama politico nazionale e che sta arrivando. Qualcuno che ha il coraggio di non scrivere il suo nome sul simbolo che si troverà poi in tutta Italia e che si troverà già tra 24 mesi alle elezioni europee. Quindi signori, lottiamo con qualcosa che sia importante, cioè il futuro dei nostri nipoti e dei nostri figli.